Salve a tutti, eccoci qui a preparare dolce della tradizione, i canestrelli, biscotti più semplici ma i più buoni. I canestrelli però alle mandorle. Allora, abbiamo bisogno di 150 farina 00 e 100 g di fecola, li ho messi insieme, poi 150 g di burro, 70 g di zucchero a velo, 3 tuorli e 70 grammi di farina di nocciole e, come dicono quelli bravi, polvere di nocciole. Adesso andiamo a sabbiare, non impastare, a sabbiare farina, fecola e burro. Il burro a temperatura ambiente, eh? No, non freddo. Allora, passo tutto in planetaria perché volevo impastarlo con le fruste elettriche, ma non si può. Quindi andiamo a sabbiare. Ecco, vedete, è come la sabbia, no? Non è impastato. Adesso mettiamo la polvere di mandorle. Ho messo la polvere di mandorle e lo zucchero a velo. Andiamo ancora a sabbiare. Adesso metto i tuorli e andiamo a impastare tutto, eh. Basta. Adesso qui la nostra pasta frolla, vedete come ci è staccata bene. Non bisogna, io ripeto sempre le stesse cose, non bisogna mai lavorarla troppo la pasta frolla, altrimenti prende nervo. E verrà malissimo il biscotto. Andiamo a stenderla. I canestrelli devono essere un po' alti, perché è un biscotto unico, non va accoppiato. Ecco, questa è l'altezza giusta. Un mezzo centimetro, qui. Adesso il classico stampino da canestrello. E poi andrà fatto il buco, no? Il classico canestrello. Questi si possono fare al limone, al cioccolato, all'arancia. Io ho preferito farlo alle mandorle perché è troppo buono.
Poi questa sarà una frolla molto morbida perché dentro c'è la fecola, no? Poi volendo si può fare anche un fondo per una crostata con questo, sai che spettacolo, pasta frolla alle mandorle. Vedete? Basta, non bisogna lavorarla, perché sennò, come ripeto, in gergo si dice si brucia. La pasta frolla si brucia e il risultato finale sicuramente sarà compromesso. Invece meno si tocca e meglio è. Adesso li mettiamo in una teglia e li cuoceremo a 170 per 12-15 minuti. Qui mi raccomando la cottura, non cuociamoli troppo, se no non rimarranno morbidi. Andiamo con la via avanzata. Oh, abbastanza spessa. Questi ve ne potete fare parecchi, tanto si mantengono per tanto tempo, eh. Vede? Va, e poi si ritira. Anzi, adesso con questo impasto avanzato farò una bella crostatina. Facciamo una crostatina. Questa che è per due porzioni. Mamma mia, con questa frolla esce come una crostatina proprio. Questo lo lascio per le strisce sopra. Intanto, se vogliamo fare questa crostatina, Francesco, fa una crema al volo, va, una cremetta al volo, la facciamo una tortina di mele. Volo. E mentre la crema sta sul fuoco, io ho infornato i nostri canestrelli. Allora, Francesca ha fatto una bella crema. E brava Francesca. Grazie.
abbiamo fatte due poi alla fine. E adesso ci mettiamo sopra le mele. Ovviamente si cavano le mele, si leva il torsolo e lo facciamo a fettine così. Troppo piccolo. Una. Andiamo a coprire tutti gli spazi, Abbondiamo, perché tanto poi in forno un po' si ritirano, no? Ecco fatto. Ed ecco i nostri canestrelli alle mandorle. Intanto le crostatine stanno in forno, però il video era per i canestrelli. Ecco qui il piattino completato. Vedete come sono morbidissimi. Questo era uno più cotto che l'ho tolto per mangiarlo io. Guardate, manco lo tocco. E ecco le tortine appena uscite dal forno. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.